Adesso è con noi invece il prefetto di Firenze, Alessandra Guidi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, le voglio chiedere, prefetto, so che avete avuto un primo incontro già ieri in base alla nuova norma del DPCM in vigore dai primi di dicembre, che prevede ci sia una sorta di tavolo di coordinamento per quanto riguarda le scuole e la tentativo di scaglionare gli orari di ingresso alle nelle scuole a partire dai primi di gennaio per superare questo nodo e poter possibilmente riportare in presenza tutte le scuole, le seconde e terze medie nelle zone rosse e anche le superiori in tutto il resto del paese. Le chiedo intanto questo: questi tavoli esistono? È corretto dire che avete voi il coordinamento di questi tavoli, voi prefetti? Sì, no, è corretto, perché d'altra parte questo è coerente anche con un meccanismo di monitoraggio che è stato affidato ai prefetti su tutta la governance delle misure straordinarie che con i vari DPCM si sono susseguiti. Io ci tengo a dire questo, quindi i tavoli ci sono stati attivati, sono tavoli che in qualche modo hanno anche assorbito e si sono allineati con lavori che in molte regioni, come la regione Toscana, già erano stati avviati. Dalla regione, dagli organi provinciali, dai comuni e anche ovviamente dal comparto della scuola, quindi non partiamo dall'anno zero. Noi siamo ovviamente stati chiamati a fare un lavoro di facilitazione di un rapporto, ripeto, che in molti casi già c'era ed era un rapporto anche proficuo che è stato già avviato. Però mi scusi prefetto se la interrompo solo per dire questo, perché di risultati concreti fino ad ora non se ne sono visti moltissimi. Io parlo, diciamo, a livello nazionale, può darsi che qua e là in alcune regioni ci siano stati dei risultati, però fino ad ora diciamo che l'autonomia scolastica è stata interpretata nel senso di lasciare alle scuole un po' la facoltà di organizzare al loro interno lo scaglionamento, ma diciamo una classe rispetto all'altra, ma non tutte le scuole sul contesto territoriale. Questo mi sembra un nodo che fino ad ora è rimasto irrisolto. Sì, guardi, allora intanto ci tengo a chiarire che l'obiettivo non è l'obiettivo dello scaglionamento, l'obiettivo è quello di ripartire in sicurezza, cioè di far sì che, tra l'altro, con le nuove misure il 75% degli studenti delle scuole superiori dal 7 gennaio arrivata a scuola in sicurezza, e che però il mezzo di trasporto ovviamente ha una disponibilità che a questo punto si è ridotta rispetto alle prescrizioni precedenti, quindi si passa dall'80% al 50%, quindi questo ovviamente cambia il quadro, lo scenario rispetto a qualche mese fa. Quindi noi adesso ci dobbiamo confrontare con questo cambiamento di misure dettate ovviamente anche dall'emergenza, quindi da prescrizioni sanitarie. Rispetto a questo, ripeto, l'autonomia scolastica, che anche su questo diciamo vorrei, come dire, spezzare una lancia in favore del corpo docente, perché l'autonomia scolastica da questo punto di vista per noi diventa anche un'opportunità, cioè noi abbiamo la possibilità attraverso un esame di quello, in questo i prefetti credo possano aiutare molto i territori, perché noi possiamo cercare di calibrare le condizioni del trasporto locale, quindi la verifica delle condizioni trasporto locale con quelle che sono poi le condizioni specifiche dei plessi scolastici dei vari territori. In ragione di questo, quindi, il tema dello scaglionamento è un optional, cioè noi prenderemo in considerazione lo scaglionamento laddove sia necessario e non sia, diciamo, invece possibile comunque coniugare l'esigenza di una mobilità in sicurezza con il mantenimento di una didattica. Io ho capito, le chiedo in chiusura un flash, se è ottimista, se questo obiettivo si potrà raggiungere secondo lei a Firenze, ma anche un pochino più in generale, e però premetto che la sensazione è che fino ad ora quello che lei ha definito un optional, cioè lo scaglionamento degli orari di ingresso, sia in realtà un nodo irrisolto, perché stante il fatto che non ci sono, diciamo, ancora studi scientifici chiari sul contagio nelle scuole, anzi ci sono anche indicazioni ottimistiche, per cui quello che accade nel resto d'Europa è che le scuole sono tutte aperte se non in casi isolati, però tornando al punto di partenza, fino ad ora siamo rimasti in casa
scagliati sulla questione dei mezzi di trasporto, e sembra che ancora oggi questo sia un po' il tema. È ottimista, ce la facciamo per gennaio? Sì, secondo me sì, guardi, perché c'è un clima di grande collaborazione, c'è un clima anche di una chiamata a responsabilità di tutti. Attualmente, diciamo, per quello che vedo io su questo territorio, sul territorio toscano, mi sembra che tutti siano pronti a fare, a cercare un punto di equilibrio, quindi anche rispetto a quello che è il proprio mondo e le proprie esigenze di autonomia.